1 settembre 1715. Muore a Versailles Luigi XIV, detto Re Sole. Nato nel 1638, Luigi eredita il trono prima di aver compiuto i 5 anni di età. La fase iniziale del suo regno è segnata dalla figura del primo ministro, Cardinale Mazzarino, e dalla rivolta dei nobili, nota come la Fronda. Nel 1653 Mazzarino riesce ad avere la meglio sull'aristocrazia ribelle e inizia la costruzione di un imponente nuovo apparato amministrativo. Alla morte di Mazzarino nel 1661, Luigi attira su di sé tutte le responsabilità di governo, continuando l'opera di accentramento dello Stato ed esautorando il ruolo politico della nobiltà, che viene trasformata in classe cortigiana. Con Colbert dà grande impulso alle manifatture, al commercio, alla marina, risana le finanze dello Stato e vara una serie di riforme legislative. Dal 1667 Luigi XIV dà anche inizio a una serie di guerre che da una parte segnano il passaggio dell'egemonia in Europa dagli Asburgo ai Borbone, espandendo i confini francesi ad est, e dall'altra finiscono per dissanguare le casse dello Stato, vanificando molte riforme economiche e finanziarie varate durante il suo regno. Un monarca accentratore come pochi, Luigi XIV, tanto da passare alla storia con il nome di Re Sole, lui al centro, tutto il resto ruotante attorno, con vita di luce riflessa. Un regno, il suo lunghissimo, durò 72 anni e 110 giorni, salì al trono quando era bambino, aveva solo 5 anni e morì a 77 anni, appunto il 1 settembre 1715. Ogni sua disposizione fu coerente col suo motto: lo Stato sono io. Ecco allora accentrare a sé tutti i poteri con pochissime deleghe per pochi ministri e fidatissimi. Depotenziò la nobiltà, le città e le corporazioni. Ogni sua riforma tendeva al controllo del territorio. Fu così in economia, la pressione fiscale, la riforma dell'esercito, intollerante anche con le minoranze sul fronte religioso. Fu il Re Sole a trasformare la sontuosa villa di Reggia di Versailles in centro di potere, una sorta di capitale, obbligando anche la nobiltà a trasferirsi e quindi entrare anche fisicamente nella sua sfera di controllo. Un obiettivo che gli consentiva di allentare il legame appunto fra i nobili e il territorio e trasformarli quindi in cortigiani. Anche le sontuose e contese feste di corte diventavano occasione per esercitare la sua indiscussa e soprattutto indiscutibile autorità.